ospite anche oggi per fare una ricetta tutta speciale, una ricetta che si fa principalmente a Cermignano. Indovinate di cosa si tratta? Licillit, e per questo abbiamo invitato Marina e Anna Maria. Benvenute. Grazie, grazie a voi per l'invito. Allora, ci mettiamo al lavoro? Sì. Allora, gli ingredienti. Allora, farina. Allora, un attimo che segno. Questa vi serve a Sì, proposito? per fare Ok, l'impasto. la sposto un attimo. Allora, lì cillitti innanzitutto. Licillit. Lì cillitti. Lì. Con una T. Esatto, Lì perfetto. cillitti. Ok. Ok, lì cillitti. Ingredienti. Un bicchiere di vino bianco. Un bicchiere d'olio. Farina. Ovviamente non possiamo dare un quantitativo preciso perché durante l'impasto quello che diciamo che comunemente si suol dire, quello che l'impasto raccoglie e necessita. Ok, quindi farina. Esatto. E in più la marmellata che sarebbe per il ripieno è un tipo di marmellata preparata, principalmente marmellata d'uva. Con aggiunta di marmellata di melocotogno, un po' di cioccolato fondente, cannella e qualche biscotto secco tritato nel mezzo, e poi tutto viene amalgamato per la Che preparazione. delizia, non vedo l'ora di assaggiare. Non ne ho assaggiato neanche uno, eh. Allora sono assolutamente da provare perché è un dolce, ma in realtà dolce non è perché, come possiamo vedere negli ingredienti, non c'è né presenza di zucchero né latte né uova, quindi è un biscotto, ma sicuramente non è dolce perché l'unica nota di dolcezza è proprio data dal ripieno della marmellata. Benissimo, iniziamo. Aspetta, ma io ho dimenticato gli ingredienti, un bicchiere di vino bianco, un bicchiere d'olio, farina marmellata, ma qui in mezzo che cosa ci Quindi serve? questa è la Cioè, marmellata, come abbiamo detto, ok, che è però come si fa con marmellata cioccolata? d'uva, Sì. ok, marmellata di melocotogna, principalmente in quantitativo è maggiormente marmellata d'uva, poi un po' di marmellata di melocotogna, cioccolato fondente, un po', e qualche biscotto secco e della cannella in polvere. Ovviamente il cioccolato fondente e i biscotti secchi servono proprio per dare una consistenza maggiore alla marmellata, per far sì che durante la cottura il ripieno non esca completamente fuori dall'ucillot, così comunemente O chiamato. Lucillit, Esatto. marmellate, cioccolato fondente, biscotti, Ti l'ultimo secchi, ingrediente, cannella in polvere. cannella in polvere. Esatto. E questa cosa dell'ucillotto adesso? Allora, Lucillotte perché è un Un prodotto grande uccello. diciamo che la misura è variabile, in quanto è un prodotto, è un biscotto, diciamo così, che viene preparato maggiormente nel paese durante la festa di Sant'Antonio dalle massaie. Ovviamente poi durante l'anno si può trovare nei vari, per esempio nel forno del paese in tutto l'anno. Noi intanto abbiamo una massaia top. Sì. Tu. Esatto, l'ho portata direttamente, questa è la mia massaia di fiducia, ecco. Però, siccome è diciamo, un prodotto topico, ogni massaia, cioè gli ingredienti sono questi, però poi nella forma e nella decorazione che vedremo successivamente durante la preparazione, ogni massaia ha il suo tocco. Quindi, come qualsiasi prodotto artigianale, non ce n'è mai uno uguale, perché ogni massaia differenzia durante la lavorazione il prodotto stesso. Benissimo, allora vediamo i licillizi di Anna Maria. Sì, va bene. Mettiti al lavoro allora. Allora, quindi prendiamo la farina, ovviamente come al solito durante l'impasto messa a fontana. Nel quale appunto aggiungiamo il bicchiere di vino bianco. Io sposto perché così lasciamo lo spazio per far vedere alle persone che ci seguono come la facciamo. Questa ricetta. Qui tutto dentro. Sì. Esatto, è un bicchiere d'olio e poi Anna Maria inizierà ovviamente ad impastare il tutto.
perché poi la marmellata la useremo una volta che l'impasto ovviamente è finito. Faremo vedere come sarà la forma, la chiusura con la marmellata e poi la decorazione finale, che è sempre fatta a mano con le forbici ovviamente. Ogni uccelletto è decorato a mano uno ad uno. Perfetto, perfetto. Ma che cosa volevo chiedervi? Ma questi uccelletti stanno per diventare... cioè, diventeranno un prodotto proprio tipico del vostro paese? Vi state muovendo a tal esatto, proposito? A livello, diciamo che è un prodotto tipico proprio del cerminianese, tant'è che durante la festa di Sant'Antonio viene appunto prodotto maggiormente, tant'è che Cermignano viene proprio chiamato il paese degli uccellit, quindi è proprio un prodotto... Quindi l'uccellit è di Cermignano, esatto. Punto, sì. E basta, esatto. Chiariamo questa cosa. Sì, 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 di Cermignano, tant'è che con la mia... Sì, sì, sì. Però è vostro. Però... Infatti in giro poi troviamo le varie varianti con uova, latte e quant'altro, però ripeto, come abbiamo visto, quello originale cerminianese. Ma come lo volete tutelare? E con l'amministrazione comunale di cui faccio parte proprio di Cermignano abbiamo iniziato un percorso per favorire la denominazione proprio dell'uccellette e quindi anche insieme al prodotto tipico sempre cerminianese. Scusa, che sono un le pregnacce. Uccellette o cellotte? Cioè, l'uccellit. L'uccellot. E cillet? Cillet, sempre singolo, l'uccellet, l'uccellot, perché anche nel paese che è Cermignano, essendoci varie frazioni, comunque ogni frazione, come nei tutti i paesi, esatto, ha la sua cadenza, sì, con le vocali, esatto, esatto, perfetto. Quindi, ma facciamolo vedere come sta venendo, allora un attimo, spostiamo. Esatto, viene un panetto bello uniforme, quindi molto liscio. Teoricamente di solito noi lo facciamo riposare, cioè una volta fatto il panetto, quando la formazione delle cillette, almeno un'oretta, anche più, in modo che la pasta, che l'impasto si rassodi, diventi più fermo. Però adesso per questioni di tempo facciamo un po' tutto. Sì, allora, tornando invece al discorso di prima, mi dicevi? Sì, che con l'amministrazione comunale di cui faccio parte abbiamo iniziato un percorso di iniziativa per la tutela appunto dei nostri prodotti tipici, che oltre alle uccellette sono le fregnacce, di cui facciamo una sagra maggiormente d'estate, ormai da tantissimi anni. Quelle di crema? No, è un primo piatto, che è sempre di pasta, quindi farina... Allora a questo punto dovete dare un altro nome, non lo so, io conosco un altro tipo di fregnacce. Di fregnacce, allora, questo tipo di fregnacce. Sono ripieni di crema, che può essere giallo o nero, perché io non le faccio quando sento. Sì, sì, che è tipo una frittella, quella che esatto. Posso dire, sì, è proprio la fregna. Ah, sì, okay. Perché è data dalla forma che la signora ogni volta dà. Ma sì, signori, ci vediamo dopo le 11 questa sera, alle 23. Andiamo alle 23 con il programma. Esatto, purtroppo questo è il nome, insomma. Invece la fregnaccia cerminianese è un prodotto tipico ormai storico, di cui ogni anno in estate si tiene proprio la sagra, ed è un impasto fatto con farina, il classico impasto per fare la pasta fatta in casa, dopodiché viene stesa, fatti dei rettangoli, i quali vengono fatti bollire in acqua calda, poi viene buttato in acqua fredda per fermare appunto la cottura, poi conditi con sugo principalmente di carne di oca, gallina, e poi la carne di gallina e di oca viene sfilettata una volta fatta la cottura e viene tritato tutto nel sugo, e quindi vengono condite questi rettangoli di pasta e poi ripiegati e conditi anche con il formaggio pecorino abruzzese, ovviamente. Anche questa deve essere una buona ricetta. Sì, sì, sì. Noi come ci muoviamo di qua? Allora, come abbiamo visto, la signora Anna Maria ha fatto delle palline, poi le ha stese tipo frittellina, diciamo così. Al centro metterà un po' di marmellata, quella che abbiamo detto prima di preparazione. Ripetiamolo perché magari per chi si... Sì, la marmellata abbiamo detto che principalmente è marmellata d'uva, poi viene mischiata con marmellata di melacotogna, cannella in polvere, cioccolato fondente e qualche biscotto secco per far diventare la marmellata più dura, più diciamo, densa. Densa. Adesso vediamo la signora Anna Maria che procede alla chiusura. Vediamo, mettiamoci qui allora. Ti posso aiutare dopo se vuoi, eh? Sì. Sì, sì. Si piega a mezzaluna, si chiude, si allunga un pochino.
Ok, posso farlo io? Sì. Allora, vediamo, si chiude a mezzaluna. Allora, ok. Sì. Così, poi? E dopo lo allunghi. Così? Sì. Questo si riconosce che è il mio padre quando lo cucinavo. Prova un po' più gonfio in mezzo, va? Sì, perché dopo gli dobbiamo dare la forma dell'uccelletto. La parte della marmellata sarebbe la pancia, quindi più grande. Ecco, esatto. Ecco, spiegaci bene. Non esatto, poi una volta allungato diamo la forma dove, dove c'è la marmellata sarebbe la pancia dell'uccelletto e poi le due estremità sarebbero la parte della testa e la parte della coda. Ecco, un po' di pancetta e l'uccello ce l'ha. Ecco qui. Questo è proprio un biscotto che nasce, ripeto, con la festa dopo di Sant'Antonio. Ok. E si lavorano. Vediamo. Ognuno c'ha il suo modo di... Di decorare. Sei anche un po' artista, quindi. Sì, sì. Sì, 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 sì. Ecco, c'è la testa e la coda. Vabbè, hai fatto quello così con semplicità che sembra una cosa... Adesso ci provo e non esce niente. Prego. Allora... lo fa così con disinvoltura, che sembra quasi facile. No, questo non è l'uccello, cos'è? Per l'inizio. Per essere il primo. Lo farei vedere la mia realizzazione. Non è l'uccello, ma sarà comunque buono. E poi bisogna stare attenti perché non dobbiamo far uscire la cioccolata, oppure no? Si aggiusta cuocendo, a posto per non farne far uscire quando, perciò si mette biscotti, si mette... Ah, ok, quindi con questo impasto, una volta che viene fatto bene, pur magari tagliuzzando, anche se vediamo magari fuori uscire la cioccolata, non si muove, non si sposta, rimane così. Esatto, è per questo che viene addensata, altrimenti solo marmellata d'uva sarebbe talmente troppo, diciamo, tra virgolette, liquida e quindi nel momento della cottura con la decorazione uscirebbe tutta fuori. Perfetto, sono carini, facciamoli, guarda, adesso li mettiamo qui, perché abbiamo messo la carta da forno per... Li sistemiamo. È un classico, sì. Cioè è sempre artigianato, quindi come hai detto tu, sono anche sono delle artiste, insomma. In silenzio la signora Anna Maria ha lasciato il mio uccello qui per dire questo, lasciamolo qua con nonchalance e sistemava gli altri, perché quelli più uccelli del mio. Ecco, a questo punto per recuperare in mezzo, vi farò vedere come viene. Bellissimi, veramente, veramente belli. Bisogna prenderci un attimo la mano alla fine. Sì. Perché una volta che si è fatto questo impasto, che poi è delizioso, è veramente facile, ci si implica veramente poco a farli. Sì, 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 esatto. Adesso noi, quindi che facciamo? Li mettiamo in forno? Ah, ce ne abbiamo altri da fare. Ah, è mio, ottimo, sì, facciamoli, che poi me li tengo. Li offro alle amiche quando vengono. Sì, 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 prepariamo. Sì, sì, anche perché come abbiamo detto sono anche dolci che, diciamo così, sono attenti alla linea, per esempio per chi è vegano, perché come abbiamo detto non c'è uova, non c'è burro, non c'è latte, quindi sono molto leggeri. Un accostamento che noi facciamo spesso nella festa di Sant'Antonio, per esempio, è l'uccelletto con il vin brûlé, che è un vino caldo che viene preparato con vari odori, e quindi l'uccelletto inzuppato nel vin brûlé è qualcosa di eccezionale, esatto. Oppure con il vino cotto, per esempio a Sant'Antonio anche abbiamo il vino cotto, che è anche questo cerminianese, perché abbiamo le colline del Gigante, che è una bottega proprio di Poggio delle Rose, che è una frazione di Cermignano, anche con il vino cotto, quindi si accosta benissimo, insomma. Perfetto, noi dopo lo assaggeremo con il vino normale, perché non ho il vin brûlé né niente, ma sono buoni lo stesso. Sì, sì, anche con il vino normale sono buoni anche così. Esatto, sì. Cosa dovrei fare? Devo cucinare, preparare? Riproponi. Mi occupo io del design dell'uccello un attimo. Vedrai, guarda. Ma fate anche una sagra a tal proposito, proprio speciale, specifica? Sagra specifica dell'uccellotto no, perché proprio è un biscotto che nasce con la festa di Sant'Antonio, che si tiene a gennaio, perché il 17 gennaio è Sant'Antonio...
appunto abate, che si celebra pure come biscotto, si celebra proprio con le cillette, perché Sant'Antonio si trovano, dove si possono acquistare? Allora, durante la manifestazione ci sono i vari stand che ovviamente vendono appunto in occasione, però abbiamo il forno del paese, per esempio, che comunque fa la vendita una settimana prima, sì, anche di più, perché comunque il forno li vende tutto l'anno, insomma. Ah, tutto l'anno? Sì. Cioè, comunque i nostri prodotti tipici, diciamo, li sfruttiamo tra virgolette durante i periodi loro, come la Sagra dei Fregnacci oppure le cillette, però le nostre attività commerciali, come il forno, come le trattorie del posto, possono far assaggiare le nostre specialità tutto l'anno, insomma. Ma non avete pensato di magari di portarli in fiera, di farli conoscere o addirittura di esportarli all'estero? In realtà sono così buoni. In realtà no, ci dovete adesso pensare. Ripeto, con l'amministrazione comunale stiamo sviluppando per la DECO, cioè la denominazione comunale, quindi proprio per dar risalto alla topicità del prodotto. Però esportarli effettivamente sarebbe una buona sì. Esatto. Oppure se vogliono provarli, cioè magari persone da fuori vengono, stanno da voi e provano i cillitti. Noi queste le nostre imparano a farli. E dove possono imparare a farli? Allora, ovviamente dalle massaie. Ti proponi, fai dei corsi? Perché no? Però magari per le prossime manifestazioni di Sant'Antonio possiamo, come no, proporre proprio dei laboratori la settimana. Sarebbe veramente bello. Per far vedere come imparare, come si preparano. Per non far perdere questa tradizione, perché magari con i giovani che magari non cucinano niente, oppure esatto, non conosco tutti i miei, come me, io non sono più giovane, però comunque. Esatto, perché giovani come me, per esempio, magari nel... Quanti anni hai? 32. Io 32, sono giovani. Sì. Siamo giovani, però nell'impasto siamo più pratiche, però a livello di decorazione ovviamente non abbiamo la manualità che possono avere le nostre massaie, insomma. Quindi... A me è bello proprio vederli fare, bello un laboratorio. Sì. Quindi diciamo un laboratorio artigianale, perché come potete vedere ogni celletto che viene preparato rigorosamente a mano con le forbici, non c'è un macchinario che ti possa dare la decorazione che tu dell'uccellotto. Perfetto, quindi ogni uccellotto è diverso? Sì, per esempio magari se prendiamo 5 massaie, ogni massaia ha il suo l'impasto è uguale, però ogni massaia ha la sua manualità e il suo modo di decorare, quindi ognuno lo fa a modo proprio. Perfetto, allora i lavori sono fatti, togliamo queste cose intanto, li mettiamo in forno, poi ci dico quanto tempo devono stare? Quando sono dorati, non tanto... Una mezz'oretta? 20 minuti. Ah, una cosa veloce. Sì, allora. Sì, diciamo un indicativo, perché poi dipende dal forno e quant'altro, perché le nostre massaie, per esempio, lo fanno nel forno a legna, quindi... Perfetto, allora ci vediamo tra una ventina di minuti, il tempo... Della cottura. Sì. A tra poco. Ragazze, che dite? Sforniamo gli uccellini? Sì, sono gli uccellini. Ormai sono cotti. Sono cotti? Sì. Sì. Procediamo. Io prendo qualcosa per prenderli, no, non ce l'ho, non esageriamo, non prendo niente. Prendo soltanto un vaso per poterli far vedere meglio. Ecco qui. Che carini! Sono belli dorati. Questo è il mio uccellino, me lo ricordo, sta in mezzo. Guardate che carino. Cioè, fantastici. Ci facciamo una composizione, li mettiamo qui così facciamo vedere anche... Ah, ecco, uno sopra l'altro, addirittura. E guarda, prendiamo un fiore, ce lo sistemiamo, così lo riproponiamo come quelli lì nel cesto. Del cesto, sì. Magari lo togliamo dal cesto e lo possiamo... No, c'era un altro, ecco. Ecco qui. Come lo vedete? Facciamo anche una foto per Facebook. Mi dicono che è brutto, non li finiamo. No, va bene, lasciamo l'uccello. Mi richiamano, volevo fare una cosa carina, niente, va bene. E gli uccellini sono belli così. Sono belli così. Naturali. Ma è arrivato un momento ancora più bello, cioè nel senso assaggiare gli uccellini con un po' di vino. Esatto.
Allora, per sopperire la mancanza di vin brulé o vino cotto, possiamo tranquillamente usare un po' di vino rosso. Un po' di vino rosso. Esatto. Ecco qui. Giusto un goccino, perché altrimenti poi dicono che esageriamo, quindi... C'è? Ah, è chiuso. Sono unica, aiuto. Non esageriamo. No, poco, poco. Giusto un assaggio. Ecco, un assaggio. Benissimo. Io l'assaggio me lo sono preparata prima per sicurezza. Eccoci qui. Perfetto. Allora, assaggiamo. Assaggiamo. Ma che fa, signora? Che cucina? Basta. Sì. Non assaggi mentre, di solito, mentre prepari? No, mentre preparo no. Dopo. No, è veramente, veramente buonissimo. Sì, sì, sì. Perché sono fragranti, croccanti e, ripeto, non sono dolci. Quindi sono buonissimi. Sia per il gusto che per la linea. Anche per la linea? Sì, perché come abbiamo visto non c'è burro, non c'è olio, non c'è zucchero, non c'è uova, non c'è il latte. Non c'è niente. Quanti li potrei mangiare, tipo? Se me li lasciate. Dipende se li accostiamo al vino o senza vino. Senza vino possiamo anche optare per 4-5 uccelletti. Magari accostati al vino facciamo un po' di meno. Va bene. No, facciamo questo. Uno l'ho mangiato prima, uno lo mangio adesso, due basta. Sì. Per adesso. Per adesso. Per adesso. Stasera. Per merenda li proponiamo. Esatto. Va bene. Vi ringrazio per essere state qui, per aver trascorso questa mezz'ora con noi. Con me. Con te. Grazie a te dell'invito. Ma facciamoli vedere. Guardate come sono belli e quando sono buoni ve lo garantisco io. Una garanzia, insomma. Una garanzia. Va bene, io vi ringrazio. Puntata veramente simpatica, bella. Una ricetta che adesso abbiamo detto a tutti, la volevamo un attimo tutelare e poi l'abbiamo detta al mondo. Qua ci seguono tutte le parti, lo sai? Bello che si sappia in giro. Ma sono di? Cermignano. Ecco, ricordiamo. Va bene, grazie, tornate a trovarci quando volete, a trovarmi e ci vediamo domani con una nuova puntata.